Questa è la zona, le grotte del Podere San Vincenzo dove l'azienda e il Comune soprattutto ha dato l'autorizzazione per la realizzazione di un invaso di accumulo. Eh, quello che vediamo in questa foto è una foto ovviamente di repertorio, stavano iniziando a fare i lavori e i primi sacci, qua potete vedere le ruspe, di fatto oggi non è già più così. Il Comitato della Valle e delle Piagge non ha alcuna intenzione di mollare ma anzi prosegue nella sua battaglia a tutela dell'omonima terra. Soltanto un anno fa, infatti, dopo settimane di proteste, il comitato ottenne che la località Vignoli venisse esclusa dal piano regionale Cave. Un risultato straordinario per i residenti, ma adesso sono tornati escavatori e mezzi pesanti. Primi di maggio abbiamo visto arrivare nelle piagge delle ruspe. Consolidare una strada che è segnata dal CAI e cominciare a vedere, portare via terreno. Sarà infatti realizzato un invaso utile all'irrigazione di alberi da frutto per colture intensive. Un'azienda agricola del territorio ha così presentato un esposto al TAR. Una battaglia ovviamente fatta propria anche dal Comitato. Perché effettivamente da questo ricorso al TAR si possa bloccare. Eh, immediatamente i lavori e si possa dare anche un'effettiva un lettura eh, giuridica e legale di quello che eh, viene fatto. Adesso c'è un appello alle istituzioni e agli enti perché si costituiscano anche loro parte civile in questo procedimento. Esatto, eh, la regione in questo è sempre stata molto più, anche con il discorso di Vignoli, molto attenta, pare eh, abbiamo al momento insomma. Eh, come dire, le relazioni che ci consentono di, di poter pensare che la regione si costituirà, quindi sosterrà eh, questa causa. Per quanto riguarda la, la provincia di Arezzo e il comune di Arezzo siamo in, come dire, in contatto. Per promuovere ma anche per raccontare questo splendido territorio il Comitato Valle delle Piagge adesso ha anche realizzato un docufilm C'era una valle e ci aiuterà insomma, se non altro, a far vedere la bellezza di questo territorio, che veramente è vicino alla riserva è attigua sia per morfologia ma anche per la fauna e tutto quello che eh, vi è intorno alla riserva naturale del Ponteburiano. Diciamo che le piagge e tutto questo contesto è quello che veramente è l'elemento di richiamo del turismo soprattutto estero. Il ponte è bellissimo, ma le piagge hanno una sua caratteristica così anche definita da noi la nostra piccola Val d'Orcia.